Eccolo Mirko Drudi, è arrivato e tra l'altro anche in compagnia. Mirko Drudi è arrivato in compagnia, il nostro Diego Mar, puoi inquadrarlo Diego? Con il piccolo Drudi, come si chiama? Simone. Con Simone Drudi che è contento per il gol di papà e che ora papà Mirko ci racconta. È stato un gol importante, abbiamo portato a casa la vittoria, era tanto che non facevo gol, è stato bello farlo sotto la curva. Anche eri stanchissimo, però la corsa, lo sprint per andare sotto la curva, le energie sono rimaste. Sì, era stato fuori un mese, ero stanco alla fine, però è stato bello e non potevo tirarmi indietro, andare là sotto. Raccontacelo, il calcio d'angolo di Pompetti, che è successo? Un calcio d'angolo, c'è stata una spizzata, la palla è arrivata sul secondo palo e per fortuna mi sono fatto trovare lì pronto a buttarla dentro. Tu hai tanta esperienza Mirko, quindi sicuramente rispondi senza peli sulla lingua. Oggi la prova tua e d'ingrosso, al di là del gol, è una prova da 7 per entrambi perché non avete sbagliato nulla quando siete stati chiamati in causa. Quando la squadra era troppo sbilanciata in altre circostanze sembravate che facevate far tanta fatica. Con questo equilibrio Drudi e Ingrosso sono due grandi giocatori. Ma io non lo so. Difficile la domanda, però ci provo. Non lo so, secondo me abbiamo fatto buonissime partite anche altre volte, anche giocando a tre. È chiaro che il modo di difendere è diverso a tre, a quattro. E oggi è andata bene, siamo contenti che non abbiamo subito gol finalmente. Questo ci deve dare tanta convinzione nei nostri mezzi perché un po' nelle altre partite lo avevamo perso e questo ci condizionava. Ti faccio due domande rapide e poi magari una da studio di Massimo Profeta. La prima, tu eri lì vicino a Di Gennaro quando si è fatto male, Matteassi ha detto non abbiamo buone sensazioni, tu che ci puoi dire? Non lo so, penso sia la spalla, la clavicola da valutare in settimana, però se è uscito sicuramente qualcosa avrà. Cesena, prossimo turno, uno stadio che forse un po' conosci. Sì. Sono cresciuto lì, ho fatto tutto il settore giovanile fino alla prima squadra e non è una partita come le altre per me. Ma dovessi fare il bis, esulti? Sì, esulto perché non credo a queste cose e il rispetto si manifesta in altre circostanze, non in queste cose qui. Una domanda una per Drudi che deve lasciarci tra un po'. No, io devo fare solo i complimenti a Drudi perché il rispetto, ha detto una cosa sacrosanta, si manifesta per altre cose, quindi non c'entra niente il gol che uno fa a una sua ex squadra. Tra l'altro sono passati tanti di quegli anni, 2006-2007, se non vado errato hai esordito in B con Castori, c'era in panchina, o no? Sì, è vero, con Castori, sì. Perfetto. Era Crotone Cesena. Raccontacelo un po', dai, quell'esordio. È stato un esordio inaspettato, non me l'aspettavo. Una partita che vincevamo, mi sembra, 2-1, 3-1. Il mister mi ha buttato dentro, ancora ai tempi facevo la mezzala. È stata bellissima, io devo tanto al mister Castori. Grazie a Mirko Drudi, grazie anche a Simone. Eccolo qui, Simone, grazie a Mirko Drudi.